L'ecosistema marino in pericolo per la pesca, per l'inquinamento e del riscaldamento delle acque, al centro del convegno alla libreria UBIC organizzato dal Club UNESCO di Napoli in collaborazione con l'associazione Blue Shark. Il Comune di Napoli, tramite l'assessore a beni comuni Alberto Lucarelli, ha patrocinato la manifestazione per il rilevante interesse che investono i temi dell'acqua, degli ecosistemi e del territorio. Il progetto rientra nella campagna dell'ONU sul decennio dell'educazione allo sviluppo sostenibile. I modelli di consumo, i cambiamenti climatici, l'inquinamento, la gestione integrata del ciclo idrico e le pratiche irrigue più innovative sono i temi che a Napoli si sono concentrati stavolta nella salvaguardia della fauna ittica. Dal 7 al 13 novembre in tutta Italia quindi si svolgono manifestazioni, eventi che hanno come tema l'acqua. Fare cultura in questa città, diffondere più o meno gli ideali dell'UNESCO che sono scienza, cultura, educazione e in particolare la salvaguardia proprio del patrimonio della nostra città. Diciamo che il documentario potrebbe essere un'utopia, sperare che le prossime generazioni, i prossimi anni possano avere un impatto minore sull'abuso delle specie marine. Un'occasione per riflettere sulla voglia e la capacità di un popolo di riscattare le sue terre, di portare dei risultati e dei fatti che siano una vera alternativa possibile alla camorra, fino a trasformare la stessa denominazione comune del territorio che da terra di camorra vuole diventare terra di Don Peppe Diana. È questa la sfida lanciata dal libro di Gianni Solino, La Buona Terra, storie dalle terre di Don Peppe Diana, presentato alla Feltrinelli con l'intervento dell'assessore alla sicurezza del Comune di Napoli, Giuseppe Narducci. Quadro di politico, il quadro economico è ancora largamente, se non totalmente, nelle mani dell'organizzazione di Casalesi e dei propri referenti politici ed economici. Ed è necessario che questa fase di liberazione si accompagni al più presto ad un risultato, che è un risultato di liberazione politica.